Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati sul mio canale o benvenuti sul mio canale. Allora, oggi ho deciso di fare un video che mi avete richiesto in tante. Scusate, sono ancora raffreddata. Mi avete richiesto in tante questo video e io sono felicissima di farvelo perché comunque riguarda, come avete visto dal titolo, non come fare a diventare modella, ma la mia esperienza, cioè come ho fatto io a lavorare facendo la modella, perché questo qui è il punto. E quindi vi racconterò la mia esperienza, le cose negative e le cose positive, pro e contro, perché da quanto ho capito molti di voi vorrebbero cominciare questa carriera e io se posso dargli un consiglio, c'ho le luci messe malissimo, scusate, se posso dargli un consiglio sono più che felice insomma di darglielo, anche perché di fregature in questo mondo se ne prendono tantissime. Allora, io ho cominciato non prestissimo. Nel senso, forse ho cominciato a fare i primi casting che avevo 16 anni, 17 anni, ma forse anche 18, non mi ricordo bene. Ho provato in molte agenzie, mi sono sempre trovata malissimo. Cioè, ragazzi, questa è la mia esperienza, quindi magari può andare bene, è giusta per me, sbagliata per voi, cioè non è detto che sia, io vi racconto la mia esperienza, questo che sia chiaro. Io nelle agenzie mi sono sempre trovata malissimo. La maggior parte delle agenzie in cui ho fatto casting mi chiedeva comunque sempre qualcosa in soldi, che era per il book, che era per il CD video, che era per il corso di portamento, che c'era sempre un motivo per cui queste agenzie chiedevano dei soldi, sempre. Me ne ricordo una a Roma, addirittura, vi dico anche quale, era in Via Sistina, dove è il Teatro Sistina, cioè io sono rimasta sconvolta, e questo è successo 4-5 anni fa, andai in questa agenzia e c'erano delle ragazze che, cioè, per carità, cioè per fare la modella, ragazzi, cioè, ci vogliono dei requisiti, c'erano qui delle ragazze che non erano proprio indicate per fare le modelle, e loro avevano pagato perché lui gli aveva promesso tipo che avrebbero vinto dei concorsi importantissimi, che sarebbero andate all'estero, cioè proprio truffa, questa cioè, secondo me si chiama truffa e io odio queste cose. Quindi io in agenzia, ragazzi, mi sono sempre trovata malissimo. E anche eccetto alcune agenzie, forse però quelle più televisive con cui ho lavorato, con cui ho fatto vari programmi, lì mi sono trovata bene perché sono tranquillissime, cioè l'agenzia seria voi la riconoscete perché non vi chiede un soldo, vi fa lavorare, dopo un po' di giorni vi arriva la busta tutto fatturato, tutto con i soldini che è il vostro compenso, e quelle sono le agenzie serie. Se vi chiedono i soldi lasciate perdere, non lavorerete mai con queste agenzie, datemi retta. Poi per quanto riguarda proprio il fatto di fare la modella, allora, ci sono due categorie, la modella e la fotomodella, che sono due figure differenti. Per fare la modella ci vogliono determinati requisiti, per fare la fotomodella ce ne vogliono degli altri. Nel senso, per fare la modella di alta moda, anch'io ragazzi, cioè, non la posso fare perché sono bassa. Cioè, io sono alta 1,73 m e ragazzi non lo posso fare perché l'altezza minima per fare la modella di alta moda è 1,76 m, quindi. Cioè, sono tutte altissime. Io quando andavo a fare casting per qualche sfilata importante o comunque dove era richiesta l'altezza, ero la più bassa. Cioè, io sono altina, non sono bassissima. Eppure ero bassissima in confronto a tutte le altre, infatti, cioè, ho lasciato perdere. E un altro motivo per cui quindi non faceva per me, non avevo i requisiti per fare la modella. Mentre io ho lavorato molto di più come fotomodella. Questo perché? Perché non ci serve un'altezza chissà quale, basta essere fotogenici, essere carini, poi anche per fare la fotomodella dipende per cosa lo fate. Se lo fate per voi stessi un book, ok, ma se lavorate per delle aziende, ogni tipo di azienda ha un target, quindi se lavorate per un'azienda di abbigliamento per giovani, oppure per signori, oppure sportivo, cercano determinati requisiti nella modella che andrà a lavorare, andrà a fare quel catalogo. Io ragazzi, cioè, sono onesta, ovviamente per fare questi lavori bisogna non si può essere proprio piccoline piccoline, a meno che, ecco, sì, magari potete lavorare come fotomodelle, ma neanche tanto, cioè nel senso non dovete essere altissime, non dovete neanche essere piccole piccole perché non lo potete fare, e anche avere dei requisiti fisici, che non significa essere magrissime, le solite cose, papapapapapa, però non bisogna neanche essere molto in carne, a meno che non andate a fare dei cataloghi o dei lavori proprio per le taglie, insomma, un pochettino più forti, però è così, si sa, cioè per fare la modella o la fotomodella bisogna essere alte e magre. Questo, cioè, è indubbio,
cioè è inutile dire no, ma adesso no, è così, cioè ragazzi, come tanti altri lavori, bisogna essere onesti. Io vi dico questo perché ci sono persone in continuo dietro l'angolo pronte a fregarvi, a fregarci, cioè a me ci hanno provato. Io fortunatamente ho sempre avuto la fortuna di essere abbastanza sveglia e di avere sempre i miei genitori alle spalle. Cioè voi calcolate ragazzi che io sono magrina, cioè io sono alta, vi dico anche quanto, 1,73 m e porto la 40, quindi sono altina e magra magra, e a me mi hanno detto che ero grassa. A me mi è stato detto in agenzia che dovevo perdere almeno 5-6 kg perché se no non avrei lavorato. Cioè questa è gente pazza, cioè pazza, ecco perché poi molte ragazze sono spinte a comportarsi in determinati modi, a cadere in problemi alimentari e tutte queste cose qua. Non gli date retta. Prima di tutto ognuno è come è, quindi cioè, se una ragazza piccolina un pochettino formosa non può pretendere di fare la fotomodella, ma questo o la modella, ma questo non significa che sia brutta, magari è meravigliosa, è bellissima, ci sono altre cose da fare, ma anche cioè non fatevi mai condizionare da questo. È un lavoro, sì, è bello, ma non è un lavoro per il quale vale la pena scendere a compromessi o rovinarsi la vita. Non ne vale la pena per questo lavoro come per altri. Questo ve lo do come consiglio di cuore perché lo sapete, cioè, io mi sono davvero affezionata a voi e quindi insomma sono, mi sento come una sorella, se posso dare. Stavo dicendo, non ne vale la pena ragazze, cioè io ve lo do davvero come, che c'ho? Ah, numero. Ve lo do come consiglio, ok, ce la posso fare, eh? Batterie scariche di tutto, ve lo do come consiglio personale. Questo diciamo è un video in cui io vi racconto la mia esperienza, come vi ho detto, e io ho lavorato come fotomodella, ancora lavoro ogni tanto quando mi pagano bene, cioè io non lavoro più gratis, assolutamente. All'inizio ho lavorato perché ho fatto la mia gavetta, ma adesso non lavoro più gratis, cioè io quando lavoro ho fatto un servizio fotografico e voglio i miei soldini, perché sennò non lo faccio. Cioè per la gloria, per mettere due foto belle nei social, io non lo faccio questa cosa, non la faccio più. Io ho avuto la fortuna e lavori, tutti i lavori che ho fatto li ho fatti da sola, perché ho cominciato a lavorare con un fotografo a me molto molto caro, a cui voglio molto bene, e poi tramite lui, tramite sempre con il passaparola, e io così ho lavorato di più. Questo è il mio modo in cui io sono riuscita a lavorare, senza agenzie, senza manager, senza nessuno che mi stesse dietro. Anche programmi televisivi che ho fatto casting normalissimi, quando c'era qualcosa che non mi andava o mi veniva richiesto di più, non l'ho mai fatto ragazze, perché per me non le vale la pena, cioè per me le cose per cui ne vale la pena sono altro, non lavorare in televisione o fare la fotomodella o diventare famosa, per me non è questo, cioè non è questo che mi rende felice, quindi è comunque un lavoro che mi piace perché comunque sono una ragazza, mi piace perché sono vanitosa, mi piace perché mi piace farmi le foto, e questo lo saprete perché su Instagram mi faccio 1500 foto, ma non ne vale la pena di scendere a determinati compromessi per me. Questo no, se capita una buona occasione la faccio, se no no, e questo è un consiglio che do a tutte voi. Cominciate magari facendovi un book, ce ne sono tantissimi fotografi che ve lo faranno anche gratis questo book, perché a loro serve per il loro portfolio, ossia loro vi fanno magari delle foto gratis, voi gli prestate l'immagine, così loro si fanno delle foto belle insomma per promuovere il loro lavoro da fotografi, e voi avrete il vostro book senza andare a spendere soldi esagerati ragazzi, quindi non, cioè se vi chiedono soldi non li date ragazzi, no, questo è il mio consiglio. Allora, questo diciamo un video un pochettino, io vi ho raccontato un po' la mia esperienza, vi ho dato qualche consiglio, però stavo pensando, metterò, non adesso, però magari metterò su Instagram un post, proprio farò, in cui voi sotto potrete lasciarmi le vostre domande, magari per chi è interessato, lasciatemele anche qui, su, qui giù sotto al video, per chi è interessato e vuole farmi qualche domanda, io considererò tutte le domande che mi lasciate qui sotto e quelle che mi lascerete su Instagram, così farò un video dove rispondo a tutte le vostre domande, perché capisco che magari ci sono ragazze che vogliono entrare in questo mondo della moda e hanno delle domande specifiche. Io sono ben felice di rispondervi, perché quando è successo a me non c'avevo nessuno che mi rispondeva e quindi ci ho sbattuto la testa molte volte, quindi se posso darvi un consiglio io sono ben felice. Per adesso insomma quindi questo video finisce qui, spero comunque vi sia stato utile, lasciatemi le domande qui giù o nel post che metterò su Instagram, così poi le leggerò quando registrerò il video. Un bacione cucciole e ci vediamo al prossimo video.